Quindi il primo passaggio, respiro, rilasso ogni muscolo del corpo, rilascio vecchie tossine. Tengo gli occhi aperti, concentrati su di un punto. Osservo i pensieri e decido di crearne di nuovi per cambiare energia dentro, per cambiare ottica. E ripeto più volte quel pensiero che ho creato. Qua è solo un esempio, sono un'anima speciale. Posso usare questo, sono un'anima speciale, o posso usare quello che io stessa ho creato. E poi visualizzo uno specchio e il volto su quello specchio, con una stella al centro della fronte, che è un'immagine che qua vedete spesso, perché rappresenta l'energia del sé che anima il corpo. Quindi visualizzo uno specchio, il mio volto sullo specchio e una stella che brilla al centro della fronte. E per qualche istante intrattengo quell'immagine. E osservo la mia esperienza. Come mi sento? Più rilassata, tranquilla, serena. Qual è il mio feeling in questo momento? Ok. Bene, andiamo avanti. Dice il mio naso, le mie mani, le mie gambe, chi è io e che cosa è mio? Questo è per realizzare la propria identità, perché se io dico il mio naso e poi dico io sono il corpo, non torna. Sembra contraddittorio, giusto? Se io che non, magari non so chi è questo io, dice il mio naso, le mie gambe, le mie mani, il mio corpo, e poi penso o sono convinta di essere il corpo, è un'enorme contraddizione. Che io stessa contraddico quando definisco mio il corpo. E allora chi dice mio? Chi è quell'io che dice mio? E quell'io che dice mio è importante da riscoprire, da riesplorare. Mi ricordo che quando mi fu chiesto ma chi sei, rimasi un po' scioccata in qualche modo, perché non ci avevo mai pensato che io ero qualcosa che non avevo considerato di essere, pensavo di essere questa realtà fisica. Però pensandoci bene, chi dice il mio corpo? Quindi è un'entità distinta dal corpo. Allora è importante che io che dico al corpo che è mio, e che un giorno lascerò così come un giorno l'ho preso, che esploro la mia effettiva identità e magari ottimizzo questa conoscenza. E anima e corpo sono due entità distinte. Tanto è vero che quando il corpo muore, e lo vediamo morire, quante volte possiamo aver visto qualcuno che è morto e realizzare che quel corpo era privo di vita, ma la vita, l'anima, era semplicemente uscita per proseguire il suo viaggio. Quindi si lascia un abito, un costume per proseguire in quelli successivi.
Dove sta l'anima del corpo? Alcuni di voi lo sanno perfettamente, l'abbiamo indicato infinite volte, però è utile riconoscere l'effettiva postazione dell'anima. Alcuni pensano che l'anima sia nel cuore, nello stomaco, dappertutto. Quindi c'è in molti casi il concetto di anima distinta dal corpo, l'anima che anima il corpo, l'anima che è l'energia vitale e il corpo materia, però non sempre è chiara la postazione dell'anima nel corpo. E l'anima è collocata qua, al centro della fronte, perché è il punto più strategico di tutto il corpo. Ed è da questa postazione, un po' come la luce in un faro. E poi l'anima, come vedete nell'immagine, è molto vicina al cervello, perché è in totale cooperazione con il cervello. Cioè è l'anima che pensando pensa, muovo un braccio e il cervello fa muovere il braccio. Quindi c'è una stretta collaborazione tra la mente nell'anima e il cervello e tutto il resto della struttura fisica. Quindi la postazione ideale dell'anima non potrebbe essere un piede, anche perché uno magari gli viene tagliato e comunque continua a pensare e a vivere. Cioè l'unica parte del corpo che se viene tagliata uno non vive più è la testa. Perciò è la parte più strategica ed è la parte più importante. E in più il terzo occhio, che è così ricordato nelle culture orientali, rappresenta l'occhio dell'anima che non si vede perché l'anima è invisibile, quindi il terzo occhio non è visibile. Però è dietro ai due occhi, è come se fosse un triangolo. E il terzo occhio, in un certo senso, quello che sperimenta, il primo organo fisico che rivela lo stato d'animo sono gli occhi, perché o sorridono, sono luminosi, o piangono, o sono spenti. Dipende dallo stato dell'anima. Un'anima illuminata ha degli occhi che brillano. Un'anima depressa, gli occhi spenti. Perciò c'è una stretta connessione, no? Tra in un certo senso il volto e l'anima che è lì, lì vicino. Vi risulta? L'anima ha sei caratteristiche. È eterna, mentre il corpo è mortale. Ecco perché abbiamo molta paura della morte. Quando pensiamo di essere un corpo, perché finisce, torna a essere polvere. L'anima no. Mi ricordo tanti anni fa, mio zio era presente a un incontro, a questa lezione veramente, ero a Milano, e mentre raccontavo delle caratteristiche dell'anima, lui annuiva. Come se concordasse. E non avrei mai pensato che era così coinvolto e così d'accordo. Parlo di tipo 30 anni fa. E aveva già una certa età, eccetera. Quindi un po' fuori dalla sua generazione. E in realtà era così, come dire, è proprio così. E alla fine ho chiesto cosa ne pensavano, se avevano domande, se erano concordi. E lui prese la parola dicendo: io lo sapevo che siamo questa energia qua. Me l'ha detto mia mamma. E com'è che sua mamma gli aveva raccontato una cosa così specifica? E lui raccontò l'esperienza del papà che era terminale. E la mamma lì al capezzale a accudirlo, proprio l'ultimo secondo, la madre ebbe una visione e vide una scintilla di luce, cioè proprio il momento in cui l'anima lasciava il corpo.
vide questa scintilla che volava via. Reale, è così che funziona, solo che di solito non si vede. Perciò averla vista era proprio una visione, un regalo, perché l'effetto che le fece a questa donna, che era chiaramente devastata, fu di totale serenità, perché aveva visto la vita che continuava. E quindi raccontava ai figli che la morte non significa morte, significa che la scintilla prosegue il suo viaggio. E allora ecco che lui era assolutamente concorde sul fatto che l'anima è eterna. L'anima è metafisica, vuol dire non la vediamo. È invisibile. Anzi, l'ultima parte dice è invisibile. È metafisica, non è fatta di materia, è fatta di luce. Infatti è luminosa, sprigiona luce. È immortale proprio perché nella sua eternità non conosce fine. Ciò che è eterno è senza inizio e senza fine. Ciò che è immortale è senza morte. È solo vita. L'anima immortale vede la morte del corpo che abita, ma non la propria perché non esiste. È intangibile, vuol dire. Non posso toccarla, non posso vederla se non tramite visioni, non posso toccarla, non ha odore, nel senso i sensi non sono efficaci in questo caso. E poi l'anima ha tre facoltà. La mente, che è il laboratorio dei pensieri, dove quello che abbiamo fatto la volta scorsa nel corso, no? Abbiamo esplorato le tipologie dei pensieri. Quindi la mente produce, è la parte produttiva dell'anima. Se la paragonassimo a un'azienda sarebbe la produzione. Quindi è un laboratorio dove creo i pensieri, dove posso esprimere la mia massima creatività, che è quella di pensare. Il più grande artista è qualcuno che sa creare con la mente. Poi c'è l'intelletto che è un filtro. Immaginate ogni pensiero che la mente fa, prosegue verso la seconda facoltà che è l'intelletto, che filtra e decide, tipo, penso, voglio fumare una sigaretta. L'intelletto filtra questo pensiero decidendo no, ti fa male e rimanda indietro il pensiero. Oppure l'intelletto dice ma perché no? In fondo si vive una volta sola, come tanti pensano, e allora di qualcosa devo morire e fumo tutto quello che mi pare. Quindi l'intelletto convalida in questo caso e dopo la convalida dell'intelletto, quel pensiero accolto diventa un'azione. Prendo la sigaretta e l'accetto. Quindi diventa un'abitudine caratteriale, i sanskara in hindi. Sanskara è proprio le mie abitudini che diventano il mio carattere. Cioè il mio carattere è fatto dell'insieme delle mie abitudini. Quando io ho creato un sanskara, che basta molto poco per creare, basta ripetere qualcosa più volte, ho creato un sanskara. E il sanskara poi stimolerà la mente a creare gli stessi pensieri. Ovvero, dopo qualche ora, avendo già avuto quell'esperienza, dirò, stimolerò la mente a ricreare il pensiero, mi fumo un'altra sigaretta. I sanskara stuzzicano la mente e sono a loro volta stuzzicati dai sensi, i sensi fisici. Ovvero vedo uno che fuma una sigaretta, io ho anche quell'abitudine.
La mente produce il pensiero fumo anch'io. Quindi l'ideale tra questo cerchio, che magari si vede meglio qua, è un iter. Mente, intelletto, sanskara. Mente, intelletto, sanskara. Scusate un attimo, mentre vi lascio a riflettere qua, vado a spegnere una musichetta. Un attimo, eh? Voi intanto riflettete su questo iter. Eccoci di nuovo. Quindi mente, intelletto e sanskara sono le dinamiche interiori dell'anima. Per poter cambiare, secondo voi, da dove si incomincia? Apro la chat, se lo volete scrivere nella chat. Da dove si incomincia per cambiare? Inizio dalla mente, dall'intelletto, dai sanskara. In altre parole, qual è il più incisivo? Maddalena dice la mente. Barbara i sanskara. Sicuri? Provate a pensare, la mente dice pensa, perché poi il pensiero è un parlare interiore, no? È fatto di parole silenziose. Quindi la mente pensa, adesso gli do uno schiaffo al tipo che mi sta offendendo. L'intelletto dice se lo merita, procedi pure. E il sanskara di aggressività, di violenza esiste in tutti più o meno blando e fa sì che agisco diventa un'azione. Ma se l'intelletto dicesse no, non potrei agire. Giusto? Quindi la facoltà su cui ho bisogno di lavorare di più è l'intelletto. L'intelletto è come se fosse il giudice interiore, la facoltà di discernimento e di decisione interiore. Se l'intelletto non convalida, la mente può produrre tutto quello che vuole, l'intelletto glielo blocca. E se l'intelletto lo blocca, non attivo una vecchia abitudine. E se non attivo una vecchia abitudine, quell'abitudine va in disuso, come un binario morto. Avete visto i binari morti? Sono pieni di erba, ma sono in disuso. Non sono più utili. Così ci sono dei sanskara, ovvero dei tratti caratteriali, che dobbiamo, vogliamo rendere binari morti, cioè non più utilizzabili, perché mi facevano danni, mi facevano del male. Qual è un sanskara vostro che vorreste cambiare? Perché vi fa del male, vi fa creare, stimola conflitti, vi fa creare danni o creare karma. Non volevo usare la parola karma, però. Qual è un sanskara che vorreste cambiare? Così il primo che vi viene in mente. Sanskara da disattivare. Ecco, l'intelletto ha la facoltà di attivare
o disattivare sanskara. Ecco perché è così importante. È come il grande capo, è l'intelletto che diventa saggio. Rabbia, ira, attaccamento, ma questi sono grossi. Il giudizio, ok? Cos'altro? Ognuno potrebbe scegliere il sanskara che vorrebbe cambiare e poi lavorarci in questo modo, perché capire questo meccanismo è incredibilmente utile. La reazione. Allora, se l'intelletto è la facoltà principale rispetto agli altri due, attacchi che ti spingono verso il cibo. Quindi, se l'intelletto è un po' il capo della situazione, forse nell'immagine avrei dovuto metterlo in alto. Adesso cambio l'immagine, metto in alto l'intelletto e sposto la sequenza. Come si fa a rafforzare l'intelletto perché diventi così saggio da non convalidare i pensieri sprecati e inutili della mente? Diventa così potente da fermarli quando serve, così lungimirante da vedere le conseguenze di quello che sto pensando e così abile a bloccare i brutti sanskara, quelli negativi. Quindi come si rafforza l'intelletto? Questa è la più grossa arte spirituale. Se comprendo questo e lo implemento, posso cambiare aspetti del mio carattere molto velocemente. In altre parole, posso crescere notevolmente. Quindi, come si rafforza l'intelletto? Questa è un po' la chiave di tutto un percorso spirituale. Perché la mente, se cerco di gestire i pensieri, ne posso sopprimere alcuni con fatica. E quando sono stanca ritornano a mille, no? Dico alla mente, basta, non voglio più pensare a tizio perché sono stufa, ma dopo un po' mi torna in mente. Anzi, quando dico di non far qualcosa, di non pensare, viene doppio. Quindi la mente non è gestibile, è come totalmente maleducata, se vogliamo, indisciplinata, ecco. Forse è la parola giusta, è indisciplinata e non ho il potere di disciplinarla. L'unica facoltà che può disciplinarla è l'intelletto. I sanskara seguono gli stimoli che gli do, perciò sono la terza facoltà. Allora, come si rafforza l'intelletto? Si rafforza cambiando parametri. Ognuno di noi, per cultura, per religione, per esempi buoni o cattivi ricevuti fin dall'infanzia, quindi noi nasciamo in una realtà come questa cultura con delle persone che copiamo, esempi che seguiamo, insegnanti a scuola che ascoltiamo. Quindi il nostro intelletto integra informazioni che diventano i miei parametri, il che vuol dire che, non lo so, io insegnavo inglese ai bambini piccolissimi all'asilo, tanti anni fa, e sentivo le mamme che dicevano ai bambini, se ti frega la gomma, dagli un pugno, come dire, reagisci, se ti dà uno spintone, dagliene due. Queste erano le istruzioni che i bambini ricevevano, ma era la normalità questo tipo di approccio. Il che vuol dire che il parametro che io imparo è occhio per occhio, dente per dente. Esattamente quello che spiritualmente mi danneggia. Perché quello che mi accade ha un senso. È chiaro che se per un bambino è molto più facile, ti dà un pugno e lo restituisci.
ma potrebbe imparare diversamente. Ti dà un pugno e gli chiedi perché mi dai un pugno. Oppure puoi avere un atteggiamento diverso a seconda delle circostanze. Vuol dire che noi abbiamo integrato delle informazioni o abbiamo un peccato originale per cui è colpa mia di tutto. Il senso di colpa che è devastante e che colora l'atteggiamento verso nelle relazioni e verso la vita di molte persone, è un aspetto culturale. In India non esiste, per esempio, perché in quella cultura il senso di colpa non c'è neppure la parola, il termine senso di colpa. Qua è profondissimo. Quindi sono aspetti culturali, educativi, eccetera, che l'intelletto integra e rende i propri parametri. Quindi ci dicono arrabbiarsi fa bene, è uno sfogo. No, arrabbiarsi fa molto male perché aumenta un samskara. Se io ho il samskara di arrabbiarmi e lo pratico, come ogni abitudine, diventa profonda. Quindi se io fumo la sigaretta una volta, quell'abitudine è blanda, è una piccola traccia, un solco nella mia personalità lieve. Ma se io fumo per 20 anni un pacchetto al giorno, divento un professionista e il samskara di fumare è profondissimo, è un solco profondo che faccio molta più fatica a cambiare. Quindi se io pratico delle cose negative, aumento la profondità di quel solco e più è profondo, più è difficile da gestire. Più la mente produrrà quei pensieri, più l'intelletto avrà poco potere. Vi è chiaro questo meccanismo? Il che vuol dire che se il mio parametro acquisito in questa realtà arrabbiarsi fa bene perché sfoghi. Sì, io sfogherò anche la rabbia per quel lasso di tempo, ma ho creato un samskara che è sempre più rabbioso. Ho creato un danno karmico relazionale, perché magari nello sfogarmi ho offeso qualcuno, ho creato più distanza, ho fatto tanti piccoli, grossi danni. Però è un parametro e molte persone lo credono come utile. L'intelletto ha bisogno di cambiare parametri, ovvero di integrare informazioni che mi rieducano internamente. Comprendere, per esempio, il karma che faremo la prossima volta, tra 2 volte, mi aiuta a non reagire, cambio un parametro interiore, per cui il potere della conoscenza, il potere di sapere cose profonde che riguardano il sé, i propri meccanismi, per esempio sapere che se io pratico un difetto, lo aumento e poi diventa che il difetto gestisce me, e non più io a gestire quell'energia, forse saperlo mi dà un'informazione importante. L'intelletto è la mia biblioteca interiore, è il mio archivio, cioè ho bisogno di rimettere informazioni sagge. L'intelletto, per sua accezione, deve diventare saggio, cioè non diventare, deve ridiventare, perché innatamente lo è già. Tutti questi aspetti spirituali sono molto naturali per l'anima. L'anima è naturalmente amore, l'anima è naturalmente bellezza, l'anima è naturalmente forte. Quello che ha accumulato nel tempo, che l'ha allontanata dal nucleo, dall'essenza, è qualcosa che ho bisogno di riscaricare per ridiventare quello che naturalmente sono, un'anima pulita, profonda.
profondamente buona, profondamente pura, profondamente potente. Però ci siamo dimenticati tutto questo. L'intelletto da quell'oblio deve tornare ad essere sveglio. Sveglio, operativo, efficace, efficiente, saggio. Allora, quando la mente gli passa un pensiero tipo adesso rispondo a tono a questo, che così si calma, l'intelletto dirà no, si può agire diversamente. Forse ho bisogno di usare la comprensione e non la reazione. Ho bisogno di usare il rispetto e non l'aggressività. L'intelletto torna in sintonia con le virtù innate dell'anima. Le conosce benissimo. In un certo senso è la sua essenza. Avendole dimenticate, l'ego, che è diventato il sostituto della nostra verità, ci ha portato a creare sanskara di difesa. L'aggressività è una difesa, l'arroganza è una difesa, il contrattaccare è una difesa, il giudicare è una difesa. Siamo entrati in difesa con questo gioco attacco-difesa perché abbiamo perso connessione con le nostre vere forze e con la nostra vera natura, che è proprio non violenta. I sanskara di violenza sono anti-natura. Ecco perché quando qualcuno è violento ci fa male, non ci piace. Immaginate una guerra, è il massimo della violenza. A chi piace? A qualche matto. Però nella normalità la guerra è qualcosa che rifiutiamo come dignità umana. Non è naturale fare la guerra, come non è naturale possedere nulla. L'anima che cosa possiede? Un corpo temporaneamente, delle cose che le circostanze ti forniscono, ma che prima o poi lasceremo. L'anima è innatamente nulla tenente, però gestisce tutta una serie di cose. Il corpo, prima convivenza intensa, e poi gestisce quello che è intorno. L'utilizzo di quello che abbiamo, che sia il corpo come le cose, determina il nostro futuro. Lo utilizzo bene? Fortuna. Lo utilizzo male? Sfortuna. E chi decide come lo utilizzo? L'intelletto. Ecco perché è vitale, più che vitale, rifocillare l'intelletto, tenerlo sveglio, tenerlo brillante, un discernimento acuto, una capacità di decidere sana. E non è ovvio, non è facile e non è scontato. È qualcosa su cui ho bisogno di lavorare. Per questo motivo noi ogni giorno studiamo. Ogni mattina abbiamo una lezione, tutte le mattine, 365 giorni all'anno, per tenere l'intelletto allerta, vispo, forte, acuto, saggio. E quindi ognuno nella propria realtà può svegliarsi 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, mezz'ora prima e ascoltare una lezione, ascoltare un commento di meditazione, ingerire cose che tengono l'intelletto alto, come se dovessi mantenere l'intelletto in una vibrazione alta, una frequenza d'onda alta. Se non faccio questo, l'intelletto torna ad assopirsi e va con i vecchi parametri. Diventa pigro, poco funzionale. Allora la mente sguazza, fa tutti i pensieri che vuole, tanto passano. I sanskara vanno a nozze perché si esprimono. Autocontrollo zero.
Vi risulta? L'autocontrollo è la facoltà dell'intelletto. Vi è chiaro questo argomento perché è uno degli argomenti più importanti e vi inviterei a percorrerlo nella praticità della vostra vita quotidiana, tipo qual è il pensiero più ricorrente per voi, che però vi fa attivare dei sanskara brutti, tipo non so, sono impulsivo, la mente crea un immediato pensiero di rispondi a tono, no? L'impulsività, l'intelletto non interviene, il sanskara di parlare subito, per esempio, no, mi viene in mente i meeting dove c'è qualcuno che basta che si sollevi un argomento, deve subito parlare e subito, no? Dire la propria e imporla. Ecco, l'intelletto in quel caso cosa dovrebbe attivare come consapevolezza? È un esercizio bellissimo quello di prendere un pensiero ricorrente. Che tipo di sanskara mi fa esprimere? E l'intelletto, chiaro che non funziona in quel caso, perché se convalida non funziona, ma se volesse funzionare, che cosa dovrebbe con che cosa dovrebbe intervenire? Quale principio? Perché è un principio con cui l'intelletto interviene, un po' come un giudice saggio interviene con la legge giusta. Poi l'energia principale dell'intelletto, che non è razionalità, è l'amore. L'intelletto più potente per eccellenza è un intelletto colmo di amore, per cui la legge è un'espressione di amore. Un principio è un'espressione di amore. Se io non rispondo a tono, ma uso la comprensione del karma e dell'altro, è amore, è un principio, è l'intelletto che è vivo, è rinato, risvegliato. Vi è chiaro? Perché delle volte la parola intelletto fa pensare alla razionalità. In realtà a questi livelli in Hindi si chiama Buddhi. Buddhi vuol dire la facoltà, che è quello che abbiamo spiegato fino ad ora, sinonimo di intelletto. Ma non ha niente a che fare, ovviamente è logico, ma non è come di solito pensiamo all'intellettuale. Non vuol dire essere intellettuali, vuol dire essere saggi e usare i principi come espressione dell'identità vera dell'anima, che è amore, potere, verità, forza, stabilità, bellezza. E allora l'intelletto vive. E quando vive, chiunque vi sta intorno vive. Vive un'esperienza bella. Claudio dice subire ingiustizia. Quindi il pensiero è sono una vittima. Se subisco ingiustizia, sono una vittima. E il sanskara che viene fuori dalla vittima, sono una varietà di sanskara, magari Claudio, se hai questi sanskara puoi farne l'elenco, però di solito la vittima diventa poi il carnefice, eccetera, eccetera, argomento grosso. L'intelletto, quando la mente crea per l'ennesima volta sto subendo un'ingiustizia, sono vittima di un'ingiustizia. E qual è il pensiero che l'intelletto potrebbe stimolare o il principio che l'intelletto dovrebbe attivare per controbattere questo? Perché essere una vittima non ci porta da nessuna parte. Uno dice, ma è vero, è un'ingiustizia, però cosa dovrebbe attivare l'intelletto come consapevolezza?
Qual è la consapevolezza con cui rispondere? Responsabilità, Elisabetta, accettazione. Sì, l'accettazione non passiva ma attiva, perché la vittima sta accettando passivamente, mentre invece un'accettazione attiva vuol dire consapevole e il senso di responsabilità è perfetto. Di nuovo si torna a una comprensione che sta là sotto, no? Che diventa la mia fondamenta, che è la comprensione del gioco karmico. Quello che accade ha un senso perché mi fa chiudere un vecchio karma e mi fa imparare probabilmente qualcosa. Non dimentichiamoci che siamo studenti di vita. Bello imparare ogni giorno qualcosa. Quindi potete fare questo esercizio ognuno nella propria esperienza, con il proprio carattere, no? Qual è il pensiero tipico che vorreste non avere, ovviamente, perché pensieri belli non ci dobbiamo lavorare su. Il sanskara che vi smuove e cosa dovrebbe essere l'intelletto, che posizione dovrebbe avere l'intelletto per determinare un cambiamento. Ve lo lascerei fare come compito per casa e potete scrivermi con le vostre riflessioni. Però ora, proprio ora, per dare inizio a questo, scrivete su un quaderno. Avete il vostro quaderno, quadernetto? Quaderno del corso di Raja Yoga? È utile scrivere. Vi suggerirei di avere un quaderno dedicato solo a questo, dove scrivete le vostre realizzazioni, gli esercizi, i punti che vi toccano di più. Quindi su questo quadernetto potete scrivere qual è il pensiero che ricorre di più nella vostra mente, che vi dà fastidio, e che tipo di atteggiamento vi stuzzica. Per esempio, non sono all'altezza di una situazione, un pensiero, il sanskara che stuzzica è di chiusura, di tirarsi indietro, di uscire, di andar via, di reprimere. E poi questo sanskara rafforza quel pensiero, hai visto? Non sono in grado, sono tutti meglio di me. E così diventa un iter incredibile. L'intelletto cosa dovrebbe coltivare come consapevolezza? Sono un'anima potente. È un meccanismo incredibile. Quindi scrivete il pensiero che non vi piace avere ma che create e che sanskara vi stuzzica. Ci prendiamo 2 minuti per questo.
Ok, avete scritto? Volete darmi qualche esempio sulla chat? Vediamo un po'. Oh. Giudizio negativo verso me stessa, blocco, chiusura, incapacità di agire, attivare consapevolezza, forza, valore, unicità. Quindi un'autocritica. Inerzia. Ok. Considerate che tutto quello che scrivete nella chat, la prossima volta all'inizio del corso vi faccio la sequenza. La preparo come una piccola scheda con cui inizieremo la prossima volta, però non lo faccio subito perché voglio che ci riflettiate voi e poi la prossima volta lo ripercorriamo insieme. Però intanto lo elaborate per conto vostro. Reagire, sentirmi. Dove sta il cursore? Ok. Va bene, allora sentirmi sposata, suppongo. Pensiero di non essere accettata, rifiutata, non considerata, così vai in competizione con ansia e stress estremo. Sono grossi sanskara questi. Sopraffatta, quindi pessimismo. Ok, Elisabetta. Allora. Quello che avete scritto, fiducia. Ognuno di voi, se fa questo esercizio, se scrive anche il sanskara da cambiare, il pensiero da cambiare, su questa base io formulo tutto l'iter, però voi lo fate per conto vostro questa settimana. Vi va bene? Così si mette in moto l'intelletto, eh? E poi ascoltate il più possibile dei corsi. Abbiamo tantissime conferenze sul nostro canale Brahma Kumaris Italia, un canale dove ci sono centinaia di conferenze a tema, perciò in accordo a quello che è il vostro pensiero tarlo e conseguentemente i sanskara che attiva, che sono difetti, no, un sanskara negativo è un difetto, una debolezza, una mancanza. Quindi ci sono sicuramente dei programmi online dove trattiamo quel sanskara, perché li abbiamo trattati quasi tutti in lungo e in largo. Quindi, per documentarvi meglio, per esplorare di più l'argomento, andate a cercare su Brahma Kumaris Italia quell'argomento che vi sta a cuore, perché lavoreremo in quella direzione, ognuno con il proprio sanskara e con i propri pensieri tarlo. Ok, e poi io preparo una scheda la prossima volta dove elaboriamo insieme e vediamo se tornano i conti. Va bene? Ok,
Perciò nella chat scrivetemi il pensiero dannoso che non volete più e il sanskara che attiva, così io riprendo quelli. Torniamo a condividere lo schermo. Eccolo qua. Bene. Pensavo che questo mondo fosse la mia casa. Invece, perché quando siamo convinti di essere un corpo, questo mondo fisico è la nostra realtà, unica realtà. Poi uno, in accordo alla religione che ha seguito, può pensare al paradiso, al cielo, non so, cose varie. Però in realtà ci sono tre mondi. Il mondo fisico che conosciamo bene, ma che include anche quello che non vediamo, ma che potremmo vedere con dei binocoli, tipo vari pianeti, è sempre un mondo fisico, potenzialmente tangibile, potenzialmente visibile. Poi c'è un mondo sottile che nell'immagine qua davanti è indicato con quella fascia un po' bianca. È una dimensione dove proiettiamo, scusate, la nostra forma ideale. Non so se vi ricordate, forse da bambini più che da adulti, quando c'era la percezione di una figura angelica, la percezione di qualcosa di altro. Quindi è una dimensione chiamata le regioni sottili, dove si proietta una realtà profondamente dell'anima. È la parte più difficile, per cui mi riservo di parlarne di più la prossima volta. Però è un po' come se lì proiettassi la mia eternità e ne percepisco il valore. E poi c'è la dimensione incorporea, che è quella parte più rosata, arancione, rossa, eccetera, dove l'anima vive nella sua realtà eterna quando non è sulla terra. Per cui immaginate di essere in quella dimensione che è un po' la casa dell'anima, è la mia casa, il mondo incorporeo, chiamato regioni supreme, chiamato nirvana, chiamato paramdham, chiamato il mondo delle anime, cioè chiamatelo come volete, però una dimensione di luce, totale silenzio, totale pace e beatitudine. Ecco perché tutti, anche un bambino che nasce in una realtà di guerra, che non ha mai visto la pace, però cerca la pace perché non l'ha mai vissuta, non sa che cos'è, non esiste nella sua realtà, però la conosce. Se io non avessi mai mangiato un mango e vedessi un mango, non mi verrebbe nessuna attrazione perché non lo conosco, non so cos'è. Ma dal momento che lo conosco, conosco il gusto. L'anima conosce il gusto della pace. In alcuni casi su questo pianeta non c'è quell'esperienza, anzi, in molti luoghi. C'è l'esperienza della violenza e c'è l'esperienza di cose terribili e nonostante ciò le persone cercano pace, cercano sollievo, cercano altro, perché conoscono molto bene la pace, il silenzio e la beatitudine. È la loro realtà, è la nostra realtà, è la casa dalla quale veniamo. Poi sulla Terra facciamo il nostro bell'iter e questa sarà un'intera lezione più avanti. Faremo anche questa lezione che è estremamente affascinante. Però adesso ci serve sapere che l'anima viene da una dimensione metafisica in un mondo fisico, portando l'energia di quella realtà e perdendosi un po' nel mondo fisico e diventando, dimenticando la realtà metafisica.
Nella meditazione si cerca di sperimentare anche gli altri due mondi, oltre a quello fisico. Questa era una piccola premessa perché per meditare è molto importante. Ogni tanto qua si blocca. Ecco. E visto che non manca molto tempo alla chiusura di questo incontro, volevo introdurre anche il drishti. Il drishti è lo sguardo da anima a anima ed ecco perché noi meditiamo ad occhi aperti e usiamo gli occhi per convogliare un'energia. Queste sono delle foto bellissime di nostri fratelli e sorelle in India, nella nostra sede centrale, di varie età e indiani, che sono stati fotografati da un nostro amico che si chiama Soren, danese, che ha fatto tutta una... ha fatto un libro in realtà con queste immagini bellissime, che si chiamano Anime. E allora ho voluto riprendere questo perché volevo fare una breve meditazione adesso e vi inviterei a osservare sulla fronte o tutti o uno per volta o vi focalizzate su uno, cercando di fare pratica con queste figure che sono già molto esperte e di quello che è uno sguardo in coscienza d'anima. Provate. Queste sono solo delle immagini, quando siamo in presenza lo facciamo dal vivo, però questa è un'immagine. E io vi guido con una meditazione, con delle parole. Ok? Quindi facciamo un piccolo esperimento. Quindi rilasso il corpo. Torno a centrare me stessa nella mia realtà interiore di anima, pensando sono un essere distinto dal corpo, animo il corpo, e focalizzo lo sguardo sul centro della fronte di una di queste immagini, diventando quasi attratta dal loro sguardo magnetico. Ma non è lo sguardo di occhi fisici, è la loro coscienza che attira l'anima a salire a un livello diverso di consapevolezza, percependo la grandezza che l'anima racchiude dietro agli occhi. Al centro della fronte l'anima vibra, vive e gestisce questa materia, questo costume. E percepisco di tornare a questa coscienza che mi appartiene, che nutre il cuore e guida la mente, che mi riporta a casa, all'essenza, alla luce dalla quale provengo e alla quale tornerò. Mi riporta al silenzio, che è così prezioso, perché rilassa corpo e anima, perché informa la mente, rendendola creativa, informa il cuore, rendendolo profondo e grande. È un ritorno alla mia vera identità,
è un ritorno a me, come a calarmi nella profondità dell'essere e riemergere con delle perle, consapevolezze scordate, dimenticate da lungo tempo, eppure mai scomparse. E guardando la fronte di uno di queste immagini, realizzo le mie qualità. Che cosa provo? Che cosa sento emergere in me? Che qualità percepisco in questi volti? Che riflette le mie qualità? Om Shanti. Allora, prendi la registrazione. Ok. Ah, questo è un esercizio che volevo darvi per casa, di scrivere alla vostra mente, come scrivereste a un amico, a un'amica. Caro pensiero, grazie per avermi insegnato, grazie per avermi protetto, perché se un pensiero negativo lo attacchiamo, forse si accanisce, tipo brutto pensiero di rabbia, non ti voglio più. Non è detto che questo funzioni, però caro pensiero, grazie per avermi insegnato l'importanza della pace. O grazie per avermi insegnato quello che mi ha insegnato, grazie per avermi protetto, eccetera, eccetera. Però caro pensiero, ti accompagno alla porta del cuore e ti lascio andare. Provate, bellissimo esercizio, prende poco, potete farlo la mattina presto nella piccola fase di colazione dell'anima o la sera quando uno tira un po' le somme della giornata. È un esercizio che può darvi delle bellissime esperienze. Se volete fargli una foto, altrimenti tanto poi vi arriva la registrazione. Ecco, e questo è quello che percorreremo adesso. Sono i 5 punti. Respiro e rilasso ogni muscolo del corpo. Ogni cellula ritrova la sua pace, la sua pienezza. E rilascio vecchie tossine, vecchie scorie. Tengo gli occhi concentrati su di un punto e creo un pensiero nuovo a concludere questi momenti passati insieme. Quello che mi ha colpito di più, che crea un nuovo pensiero per me. Ora. Creo un pensiero spontaneamente che sia nuovo e utile e bello e potente. E poi lo ripeto più volte nella mia mente, come ad incidere questo nuovo pensiero
e a renderlo la mia esperienza, la mia realtà. Lo ripeto più volte, 7 volte. E di nuovo visualizzo lo specchio e il mio volto con la scintilla di luce al centro della fronte. E penserò, io sono quella scintilla, io sono quella luce, io sono quell'anima. E anche questo pensiero lo intrattengo per qualche secondo. Oh, Shanti, metto un video di chiusura. Alla prossima, al prossimo sabato.